Roma-Pescara si può fare, presentato il progetto per il tratto ferroviario. Non si tratterà di alta velocità vera e propria, ma piuttosto di un ammodernamento dell'infrastruttura già esistente. La velocità media sarà di 160 km/h e farà risparmiare 1 ora e 20 di viaggio tra la capitale e il capoluogo adriatico, dalle 3 ore e 20 di oggi a sole 2 ore. Esultano i governatori di Lazio e Abruzzo. Poter accedere da Avezzano a Roma Termini, quindi nel cuore della città, in 50 minuti, quando chi abita nella periferia di Roma non ci mette 50 minuti per arrivare a Roma Termini, significa trasformare la Marsica, l'Abruzzo interno, Tagliacozzo, Carsoli e tutta quella zona in un luogo appetibile sia dal punto di vista della vita di tutti i giorni, che consente il pendolarismo, a maggior ragione per il turismo e per l'accessibilità delle aree interne e il ripopolamento di zone che oggi si stanno purtroppo desertificando. E quindi questo è un progetto che inizia il futuro dell'Italia post-Covid. Stiamo lavorando per portare nel cuore e durante la fase della crisi sanitaria un progetto per dire: costruiamo, iniziamo a costruire il post-Covid, non solo sanitario, ma infrastrutturale, produttivo, del lavoro, del benessere. L'opera costerà quasi 7 miliardi, comprendendo anche i lavori per consentire lo spostamento delle merci, e per l'inaugurazione ci vorranno dai 7 ai 12 anni di tempo, a seconda delle tratte. L'opera, in linea con il DL Semplificazioni, potrà essere commissariata nell'intenzione di ridurre i tempi dei lavori. E la fine della tirannia della distanza, ha detto il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli. Qui c'è un'opera infrastrutturale che combatte la tirannia della distanza tra est e ovest, ovest e est, che ha determinato nelle aree interne una minore possibilità di sviluppo imprenditoriale e minori opportunità di realizzazione delle aspirazioni, perché la distanza determina maggiori costi, maggiori problemi per le persone che vogliono approfittare delle opportunità di alcune città.